intervenire per illustrare gli ordini del giorno, invito il rappresentante del Allora, un momento. Io ho richieste di parlare. Prego, onorevole Pini. Presidente, chiede di parlare sull'ordine dei lavori, non per illustrare. Ok, prego. Chiaramente, anche perché vista l'ora e visto che sono più di 100 gli ordini del giorno, immagino che anche velocemente il Governo non riuscirà mai a dare tutti i pareri entro la scadenza delle ore 24, così come fissata dal calendario. Quindi chiedo alla Presidenza come proseguono i nostri lavori. Grazie. La Presidenza concorda con la sua richiesta di andare a domani mattina, perché mi pare giusto che si possa riprendere domani mattina con i pareri del Governo sugli ordini del giorno. Allora, onorevole Dall'Osso, mi dica. Scusi, solo per chiedere, ma se è convocata per domani mattina la votazione, sì, per quale motivo non abbiamo sospeso 2 ore fa? Perché era convocata anche come notturna, cioè era già prevista la notturna, onorevole Dall'Osso, e allora, dal calendario. Era prevista, facciamola. E l'abbiamo fatta perché la notturna finisce a mezzanotte. Ah, bambini. Allora, essendo giunti alle 24, intorno alle 24 interrompiamo l'esame del provvedimento che riprenderà nella seduta di domani a partire dalle ore 9:30. Avverto che secondo le intese intercorse tra i gruppi, l'esame della proposta di legge numero 1990 recante l'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria, il cui esame è previsto per la prossima settimana, è rinviata ad altra data che sarà stabilita nella riunione della conferenza dei presidenti di gruppo. Avverto altresì che sempre secondo le intese intercorse tra i gruppi, il seguito dell'esame delle mozioni concernenti il fenomeno dei matrimoni precoci e forzati dei minori è rinviato alla prossima settimana e sarà collocato a partire da martedì 21 luglio, prima dell'esame della mozione Pellegrino ed altri concernenti iniziative per contrastare i cambiamenti climatici. Ha chiesto di parlare il deputato Mattiello.